Ciao, benvenute o bentornate sul canale. Scusatemi, il casino che c'è alle spalle, ma sono nella casa nuova e quindi. Cosa c'è? C'è Stefano, lasciatelo stare, stai dicendo cose. Vi stavo dicendo che ho un casino dietro alle spalle, ma non fateci caso. E vi registro questo video che è il primo sul mio canale, cioè lo svuota la spesa. Non è la spesa quella super mega gigantesca, ma non è neanche la nostra prima spesa, ma abbiamo acquistato un po' di cosine e quindi voglio farvele vedere. Prendo lo scontrino che non so dov'è, ma abbiamo pagato in totale 70 quanto? Stefano, è inutile, 70 qualcosa. Se trovo lo scontrino ve lo dico. Allora, che cosa ho preso? Abbiamo preso i tovaglioli della linea Primia, secondo me è un'ottima marca quella della Primia e io la trovo all'Iper, alla spesa da Iper. Quindi questi tovaglioli sono 160 tovaglioli. Poi abbiamo preso sempre della marca Primia le vaschette in alluminio, queste qui, e ne contiene 4, sono 4 vaschette in alluminio. Poi abbiamo preso della camoscio d'oro l'aperifresco. Questi qua sono i preferiti di Stefano, per cui se volete farlo contento dovete comprarvi questi. Per cui quando combinerò qualcosa, spaccherò qualcosa, comprerò questi così Stefano è felice e allegro, non mi dice niente. Poi abbiamo preso che erano in offerta a 1,15 € forse, della De Cecco i tortiglioni, questi qua, e questa è un chilo di tortiglioni. Io se trovavo lo scontrino vi dicevo anche i prezzi. Poi sempre scontate a 1 € e qualcosa le crostatine, queste della Mulino Bianco, ci sono così e in giro ci sono anche all'albicocca. Poi abbiamo preso questo che è il cavatappi, perché immancabilmente noi magari compriamo la birra perché vengono amici, eccetera, eccetera, ma non abbiamo questo attrezzo, quindi dobbiamo ingegnarci per aprirla. Quindi questo l'ho visto e l'ho preso. Poi Stefano si è preso questi della linea Noberasco Bio-Organiche, un misto con tipo batteri goji, mandorle, noci, questo qua. Questo mi ricordo 3 € qualcosa, c'è cioè una fucilata questo costato. Poi della Ferrarini il grana padano, questo qui riserva. Poi abbiamo preso per 99 centesimi i pistacchi. Hai visto che ce li avevamo comunque? I pistacchi, le noci. Poi gli stuzzicadenti, questi sono 200 pezzi e sono sempre della linea Primia, che è la linea penso dell'Iperal. Fatemi sapere se in altri posti la trovate. Poi sempre della Primia abbiamo preso la pasta sfoglia rettangolare, questa qui. Ah, qua dove sono? Qua ci sono le altre crostatine all'albicocca, sono 10. Poi questa per 0,57 centesimi, una cipolla rossa, è di Tropea? Cipolla rossa di Tropea, Stefano mi conferma. Poi abbiamo preso sempre Primia muesli croccante al cioccolato fondente e nocciole. Boh, proviamolo e vediamo com'è. Poi Stefano si mangerà, questa dobbiamo metterla subito in frigo, sennò Bigger XXL cotoletta di petto di tacchino, cioè guardate che sberla che è, ma Stefano se la vuole mangiare. Poi ho i cavatelli, sempre della linea Primia. Questi li abbiamo già assaggiati e sono buonissimi. È tipo pasta fresca. Anche questo va in frigo. Poi abbiamo preso lo speck. Questo qui non ha marca. Penso che sia quello che affettano loro nel banco e poi lo vendono. Vi faccio vedere la carne, così almeno. Ah, ecco lo scontrino, così almeno mette via. Abbiamo preso questi, tipo, sono degli arrosticini, tipo, sono degli spiedini di carne molto buoni. Li abbiamo provati l'altra volta e erano fantastici. Poi la salsiccia al peperoncino della linea Iperal. Poi, aspettate, ragazze, che metto di qua, così almeno. Poi abbiamo preso la burrata pugliese,
intanto passo a Stefano. Un'altra salsiccia al peperoncino. Poi fesa sottile di pollo, penso che sia, sì, le bistecchine di pollo, e queste 3,96. Mentre della aia ho preso la fesa di tacchino, non mi ricordo quant'era. Queste però aspetta che le devo impacchettare, così le congeliamo. No, anche quelle. Metti in frigo, ok? Poi abbiamo preso delle patate novelle della linea Primia e questo qui che è Valle degli Orti contorno ortolano, che contiene carote, zucchine e patate grigliate, questo qui. E poi ancora noci per 99 cent, il primo sacchetto è finito. Poi abbiamo preso il culatello, che costa una fucilata, cioè 5,39 il culatello. Poi abbiamo preso il sale rosa dell'Himalaya, questo qui, che è costato 3,25 e mi sa che c'era lo sconto di 45 centesimi. Poi ho preso due confezioni di cotton fiocca, sono 200 pezzi ciascuno. Il tè, Stefano ha voluto prendere questo, tè in frè, questo qui, no, così. E poi due, le ultime due cose, questo mini miele, mille fiori, non so quanto è costato questo perché è andato Stefano e quando si aggira Stefano tra gli scaffali è meglio dargli un occhio. E poi ha voluto comprare, cioè vabbè, questo ha detto vabbè prendilo perché poi domani avremo a cena i nostri genitori, ha preso il sale all'argilla rossa delle Hawaii. Cioè, questo qui. Io l'avevo provato quando eravamo andati a Courmayeur, però vi devo dire la verità, non è che si capisce la differenza, però ho voluto prenderlo e quindi l'abbiamo preso. Poi aspettate che abbiamo preso due casse d'acqua, abbiamo preso la birra sarda, io non so neanche come Icnusa, com'è che si pronuncia? Icnusa, questa qui. E le ultime due cose che vi faccio vedere, poi abbiamo finito tutta la spesa, abbiamo preso una bottiglia di tè alla pesca della San Benedetto e poi una bottiglia Luxury, cioè Stefano l'ha voluta prendere non tanto per il contenuto ma perché è Luxury, cioè vista così è Luxury, ed è la Coca-Cola, è tutta nera, è nella bottiglia di vetro, questa zero zuccheri, zero calorie, non so se è nuova o che cosa, io non bevo tanto Coca-Cola, per cui non so se è nuova o meno. E abbiamo speso un totale di 78,81 centesimi. Fatemi sapere voi se è tanto, se è poco per la spesa che abbiamo fatto, perché appunto noi siamo dei novelli nella spesa. Devo dire che siamo anche partiti così un po' alla sprovvista, senza avere bene le idee chiare in testa, cioè nel senso abbiamo bisogno di questo, 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 questo. Sì, alcune cose che ci mancavano, però alla fine eravamo là, ma se prendiamo questo, ma se prendiamo questo? Quindi fatemi sapere se abbiamo speso tanto, poco, se abbiamo preso tanto, se è giusto. Fatemi sapere con un commentino qui sotto. Mi raccomando, iscrivetevi ai miei social, quindi vi aspetto su Instagram, sia sul mio profilo privato che su quello di Ho Bisogno di Spazio. Ho fatto anche il profilo per il canale, vi lascio tutto qui sotto. Mettetemi un grosso pollicione in su per la nostra, per il nostro primo video svuota la spesa, e fatemi sapere se vi piacciono. Scusatemi, ma sono appunto in tenuta da casalinga disperata / andiamo a fare la spesa disperata. E noi ci vediamo al prossimo video, come sempre. Ciao!